Oggi recensisco il boxer traspirante intimo uomo, così viene chiamato, il pantaloncino della X-Tiger. Rispetto alla recensione precedente, questo è più lungo e ha una patta sempre molto consistente, poi dopo la vedremo. E qui i gambali sono più lunghi, la gamba è più lunga e qui c'è una bella superficie di attrito gommosa al tatto molto molto gradevole. Adesso li vediamo, sono sempre fatti dalla X-Tiger, qui viene dichiarato il made in Cina e vediamo, li giriamo dentro come sono. Il pad interno è sempre lo stesso, sempre la solita con bella consistenza, che abbiamo detto, ho detto che è scomoda per camminare, per mountain bike, se ci sono tratti appunto da percorrere a piedi, però è molto molto ben consistente per bici da corsa. Non ci sono fili di imbastitura, la fattura è comunque buona, questo spesso elastico superiore. Diciamo che niente male per un prodotto da 30 euro su Amazon, meno su AliExpress. Questi erano gli altri rossi che ho recensito precedentemente. Vediamo che la gamba è molto più corta rispetto a questa e poi non c'è quella superficina gommosa interna, questa rifinitura qui non è presente, l'elastico superiore è molto più basso rispetto a questo, è molto più importante, diciamo che questi d'estate potrebbero essere anche portati così. La misura è M, questa è L, poi dopo li proverò. Di bozzo lo fanno, camminando sono leggermente scomodi, ma sulla sella sono ottimi.